Walter Dagassolemi, presidente del gruppo sportivo Calese, per presentare la 52esima edizione del trofeo ciclistico Enzo Migliore che si svolgerà questa domenica a Cale, a Lessolo e in Val Chiusella, insomma. Cosa ci vuoi dire su questa gara? Voglio dire che sarà appunto la 52esima edizione, che le ultime 50 sono tutte quante consecutive e quindi vuol dire che dal 1969 ad oggi l'abbiamo fatto senza interruzioni e ti posso assicurare che è un impegno molto, diciamo, gravoso, ancora di più in questi ultimi tempi, ancora di più quest'anno con la normativa Gabrielli che a livello di sicurezza ci ha aggiunto alcuni punti e alcune difficoltà, se vogliamo, anche se a onor del vero io posso dire che la sicurezza noi non l'abbiamo mai trascurata anche negli anni precedenti. Tra l'altro, in questa gara, parlando proprio di questioni tecniche, è prevista la partecipazione di tutte le migliori squadre piemontesi e anche di alcune squadre fuori dal Piemonte, quindi c'è la possibilità di vedere anche qualche atleta dal futuro che potrebbe essere importante. Mi viene in mente il vincitore della scorsa edizione, che probabilmente farà parlare molto di sé. Ma io me lo auguro, ci sono stati anche in passato dei corridori che poi sono diventati comunque dei professionisti, hanno comunque avuto dei buoni risultati. Io ne ricordo sempre uno perché la sua storia ha commosso l'Italia, ha commosso il mondo del ciclismo, che è Fabio Casartelli, che aveva vinto da noi nel 78 e poi tragicamente scomparso in un Tour de France. Quest'anno chiaramente, da quanto so, saranno presenti tutte le squadre piemontesi in virtù del fatto che comunque la gara è come unica di campionato regionale, per cui mi auguro che ci sia anche una buona partecipazione. Sicuramente ci saranno gare, ci saranno, scusa, anche delle squadre che vengono diciamo, fuori dal Piemonte, sicuramente squadre liguri, lombarde, quindi mi penso a una partecipazione superiore ai 100 iscritti. Quindi sicuramente un buon risultato di partecipazione. Non resta che dare l'appuntamento, insomma, domenica alle 14:30 si parte e poi ci sarà tutta la gara da seguire. Sì, vabbè, l'appuntamento è domenica alle 14:30 la partenza. Volevo però cogliere l'occasione di ringraziare tutti quelli che ci hanno e ci aiuteranno anche quest'anno, magari armandosi di bandierina e per presidiare i vari incroci del percorso, per così controllare un po' la viabilità e sicuramente la sicurezza dei concorrenti. Vi assicuro che saranno in tanti perché comunque ho avuto già tante adesioni e questo non fa che rafforzare la nostra volontà di dare continuità, perché uno degli impegni più grossi, al di là di quello economico, è proprio quello di trovare le persone che ci danno una mano. Volevo ancora dire che noi comunque da anni ormai diamo il pranzo gratuitamente a tutti i ragazzi che partecipano alla nostra gara, per cui per chi ci vuole, ci ascolterà, ci sente, se ha dei ragazzi da portare alla gara può venire poi a mangiare lì da noi prima della gara.